Buonasera a tutti, buonasera Carlotta, buonasera Stefano Panizza, nostro ospite. Buonasera a tutti. Buonasera anche da parte mia. Ecco, allora, questa qui è una modalità diversa per fare questo tipo di intervista, visto che abbiamo avuto dei problemi di carattere tecnico, insomma, ci adattiamo a quella classica telefonata storica, chiamiamola così, quindi abbiate pazienza voi che ci ascoltate e abbiate pazienza anche voi che partecipate alla comunicazione. Allora, io direi di ricominciare da capo quella che era l'intervista originaria, che comunque è ancora su YouTube. E presentiamo Stefano Panizza, che è scrittore, ma è un personaggio assai interessante proprio perché ha a che fare con lo spiritismo o quantomeno con lo studio di questa sfera che è proprio lo spiritismo e quindi quello che ha a che fare con la scienza relativa. Stefano, a te la parola. Allora, io nasco tantissimi anni fa, al di là dell'età anagrafica, che effettivamente tanti anni fa, ma anche come appassionato di misteri. Ecco, questa passione risale veramente a molto, molto tempo addietro, diciamo da bambino sostanzialmente, anche se poi, specialmente quando si è giovani, si fanno altre cose, non si legge, non si fanno solo attività culturali, ma ad esempio, insomma, io ho dedicato molto tempo anche all'attività sportiva, perché quando si è giovani, secondo me, bisogna lasciare spazio anche alle cose che sono tipiche del periodo. Però dopo, insomma, crescendo, così questa passione per questo interesse per il mistero è diventato sempre più presente, sempre più pressante, vogliamo, mi ha coinvolto sempre di più, e quindi ho continuato a leggere e a scrivere soprattutto libri, inizialmente libri legati all'Emilia, che è la zona dove abito, però poi spostarmi anche su argomenti, diciamo, più classici, quindi meno territorializzati, quindi più legati, diciamo, alle tematiche classiche del mistero, quindi alla ufologia, allo spiritismo, alla demonologia, insomma, le classiche materie di cui si compone l'insolito. E ho imparato una cosa, forse per questa visione che ho avuto sempre fin dall'inizio, del fenomeno, che in realtà, secondo il mio punto di vista, ovviamente, è sbagliato suddividere il mistero in tante materie. Cioè, secondo me non è che ci sia l'ufologia, c'è la parapsicologia, lo spiritismo, insomma, i diavoli. Sì, è vero, sono delle etichette che noi diamo. Ma in realtà io credo che sia semplicemente lo stesso fenomeno visto da angolature diverse. Siamo noi, cioè la nostra mente razionale che ha necessità di schematizzare per meglio capire quello che ha di fronte, che alla fine tende appunto a questa settorizzazione. Ma in realtà secondo me è un nostro limite, che apparentemente aiuta, ma in realtà secondo me mette in difficoltà perché fa perdere quello che secondo me poi è la vera essenza della cosa, no? Quindi concentrarsi sul particolare fa perdere, secondo me, la contestualizzazione. Per questo io ho sempre cercato di interessarmi a tutti i vari aspetti del mistero. Ovviamente ci sono quelli che mi interessano di più, quelli che mi interessano di meno, però io credo che una visione di insieme sia importante per me di inquadrare anche quello che si può definire, diciamo, la singola materia, ad esempio, nello specifico lo spiritismo. Insomma, bisogna avere un po' una cultura a 360 gradi del mistero, secondo me, per poter parlare di uno specifico mistero, ecco, se mi passate questo termine. E Certo. infatti l'ultimo libro che ho scritto, che è ancora in fase di, come si può dire, finito da tempo, ma adesso sto cercando un editore, insomma, sono in trattativa per poterlo pubblicare, e ricalca, diciamo, questa mia idea. Quindi io affronto, diciamo, le tre tematiche più importanti, secondo il mio punto di vista, del mistero, che sono appunto gli UFO, lo spiritismo e la demonologia, e cerco di dimostrare con degli esempi, con dei ragionamenti, di tanti aspetti che hanno in comune, per poi arrivare a una conclusione, diciamo, alla fine, cercando di tirare appunto le somme di questo discorso che ho fatto durante il libro, insomma. Quindi anche io sono, qualcuno mi definisce un ufologo, perché ho cominciato, diciamo, a parlare alla gente, a scrivere di ufologia, ma in realtà io mi definisco, se posso dirlo, un ricercatore fortiano. Cercatore, non so se qualcuno di voi conosce Charles Fort, a cavallo tra 800 e 900, è stato forse il primo che ha un po' schematizzato la ricerca del mistero senza fare, come si può dire, senza specializzarsi in nulla, no? Quindi lui raccoglieva tutte queste notizie da riviste, da pubblicazioni varie, da libri,
da giornali, da biblioteche, insomma, da tutte le fonti possibili, scriveva, prendeva nota di fatti misteriosi e cercava poi di fare delle ragioni. Ecco, io mi considero un po' così una figura del genere, cioè non specializzato in una cosa, ma ho cercato un po' di interessarmi a tutto quello appunto che riguarda il solito. Allora Stefano, diciamo il tema portante di questo nostro dialogo a tre, in teoria sarebbe, diciamo, lo spiritismo, perché comunque diciamo che è l'argomento che è più vicino a quello che trattiamo noi, come le persone che ci seguono sanno molto bene. Ed è anche interessante, andare un po' a vedere come, nasce dal principio questa pratica, perché si è sentita la necessità di alimentarla. Io volevo sentire un attimino da te, quello che avevi da dire a tal proposito. Allora, c'è una data, c'è un momento preciso in cui ufficialmente, diciamo, nasce lo spiritismo, che è 1848 con le sorelle Fox. Possiamo riassumere brevemente, diciamo, la vicenda, anche se, insomma, credo che per gli appassionati sia abbastanza nota, ma ci serve comunque anche un punto per spiegare un pochettino meglio di cosa stiamo parlando. Allora, siamo appunto nel 1848 negli Stati Uniti, in questa cittadina che si chiama Hicksville, e i coniugi Fox, quindi marito, moglie e due delle tre figlie, si trasferiscono in questa cittadina e cambiano casa, in poche parole. Una casa che aveva la nomea di essere, diciamo, infestata, insomma, secondo la voce dei vicini di casa era infestata. E i primi giorni non succede nulla, poi in realtà solamente nella stanza dove dormivano le due piccole figlie, che erano due ragazzine, si cominciano a sentire degli strani rumori. E Erano, la mamma. le ragazzine erano Maggie e, sfugge il nome dell'altra. Erano Kate e Margaret Fox, le due ragazzine che sono andate in realtà, poi c'è anche una terza sorella, si chiama Lea o Lee, non so come si pronuncia esattamente. Era già grande, spero già sposata. Era già sposata, quindi è uscita di casa, quindi sarà poi quella sorella dove si trasferiranno quando i fenomeni, diciamo, rischiano un po' di uscire dal controllo. Ma facendo un passo all'indietro, che cosa succede? Che inizio a sentire questi colpi, un pochettino si spaventano, più che altro i genitori si spaventano, non tanto diciamo, le ragazzine, che anzi sembrano abbastanza interessate al fenomeno. E specialmente Margaret, per presunti doti di sensitività, insomma, si convince che questi colpi non siano dei banali strettolini, non so, del legno, comunque della struttura, ma sia uno spirito che in un qualche modo, in modo nuovo, stia cercando di comunicare e inventa, diciamo, un sistema. Sostanzialmente, questa ragazza, poi anche la sorella, iniziano a fare delle domande, presupponendo che dall'altra parte ci sia qualcuno che risponde, e questa persona inizia a rispondere con dei colpi, no? Con i cosiddetti raps. Il dialogo è ovviamente molto farraginoso perché i colpi corrispondevano ai numeri, corrispondeva un certo numero di colpi, corrispondeva ai numeri, corrispondeva alle lettere dell'alfabeto, quindi voi immaginate la difficoltà di una comunicazione. Però insomma riescono alla fine a capire che c'è uno spirito, lo spirito di un viaggiatore che era stato ospitato nella casa prima che loro andassero ad abitare, che era stato ucciso dal precedente proprietario. E loro che cosa fanno? Iniziano a cercare il corpo perché questo spirito del defunto dice che è seppellito nella casa. Inizialmente cercano appunto di trovare qualche evidenza di questa affermazione, trovano prima dei capelli, poi delle ossa, finché effettivamente, stando a quello che si dice, perché quando si parla di queste cose è sempre un po' un problema capire dove effettivamente sta il resoconto originale e dove invece ci sono delle aggiunte successive abbastanza improbabili. Però insomma sembra che alla fine sia stato trovato nell'intera capienza di un muro anche il corpo, lo scheletro, diciamo, di questa persona. I fenomeni continuano ad andare avanti, escono un po' dal controllo della famiglia, tant'è vero che poi le due ragazzine vengono trasferite dalla sorella Lea. Appunto, come dicevi tu, Carlotta era sposata, era già fuori di casa.
Allora, sembra che questa riaffiuti un po', diciamo, l'affare, da quanto si legge, quindi capisce di avere in mano un po' una gallina dalle uova d'oro e quindi inizia a portare le sorelle in giro per i teatri per poter esibire, diciamo, questa forma di comunicazione che loro avevano un po' inventato. Ovviamente, sintetizzando molto, si scatenano infinite polemiche, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede e questo probabilmente destabilizza, diciamo, le due sorelle. Tant'è vero che uno dei due comincia anche a bere perché, diciamo, la pressione alla quale sono sottoposte è veramente alta. Anche perché non solo ci sono i scettici credenti, ma poi interviene anche la Chiesa che non vede molto di buon occhio questa attività, perché in un certo senso si sente scavalcata, perché diciamo, la Chiesa fa un po' da intermediario nell'interfacciarsi con l'aldilà. Se invece queste forme di comunicazione permettevano un contatto diretto, quindi la Chiesa veniva bypassata. In questo modo, insomma, sicuramente aveva suscitato qualche malumore. Insomma, sembra che la Chiesa abbia fatto pressione, sembra che ci sia stato un giornalista che abbia pagato 1.500 dollari per affinché queste sorelle raccontassero la verità, insomma, affinché effettivamente almeno una delle due confessa, dice di aver ingannato e fa vedere anche quale sarebbe stato il trucco, quindi simula diciamo, i rumori, schioccando le ginocchia, muovendo i piedi, Diretto, no? facendo comunque dei movimenti con il corpo. Anche se, e poi adesso concludo, anche se in realtà sembra che non tutti i fenomeni siano stati replicabili. Le due ragazze finiscono in misera sostanzialmente, e c'è questo fatto curioso raccontato da quello che si legge, mi ha raccontato dal medico dell'ospedale, dove racconta che una delle due sorelle lì ricoverata, ormai morente, ecco, nella stanza dove questa era ricoverata, una delle due sorelle, si sentivano comunque dei colpi nei muri, come se fossimo state all'inizio di tutta la storia. Ovviamente, se così davvero sarebbero state inspiegabili. Ecco, questo è il momento storico dove ufficialmente nasce lo spiritismo. Poi, in realtà, se vuole, possiamo anche parlare poi successivamente, in realtà sarebbe comunque nato lo stesso. Questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Allora, sì, queste sono state grosso modo le origini di un movimento che poi è diventato praticamente mondiale. Poi c'è stato il movimento spiritista che era capeggiato dal filosofo Allan Kardec e tutto quanto. Però tu hai detto prima, Stefano, una cosa molto interessante, che la Chiesa aveva visto di cattivo occhio, questa opera delle sorelle Fox. Però alla fine le persone in quel preciso momento storico avevano un gran bisogno di seguire, di credere che ci fosse qualcosa oltre la morte, no? Perché comunque c'era stata una guerra che aveva fatto milioni di morti e quant'altro. E nonostante, le avversità, diciamo, rappresentate dalla Chiesa, questo movimento è andato avanti ed è stato veramente una cosa travolgente, giusto? Ma a questo punto la Chiesa, che cosa ne pensava veramente? Perché non potendolo arrestare, alla fine lo ha magari accettato? Ma accettato forse è una parola grossa. Allora diciamo, prendiamo il discorso, anzi, concentriamoci sul discorso della Chiesa e poi eventualmente dopo riprendiamo sul perché comunque lo spiritismo sarebbe nato lo stesso. Allora, inizialmente la Chiesa ostacolò molto diciamo, questo fenomeno. Diciamo, i maligni, i scettici dicono scettici, gli credenti o spiritisti, in questo senso, perché alla fine aveva perso un po' il controllo sull'aldilà. In realtà la Chiesa ha cercato un po' di motivare il perché lo spirito, il perché un buon cattolico non doveva interessarsi a questi fenomeni. Allora, la Chiesa sostanzialmente dice: tutto quello che c'è da sapere sull'aldilà lo ha già detto Gesù. Quindi, se voi volete sapere come va a finire una volta che moriamo, basta che leggiate i testi sacri o ascoltiate il pensiero della Chiesa, che ha una conseguenza, un'interpretazione dei testi sacri, e voi siete già a posto. Non dovete andare a cercare delle altre fonti di informazione. E questo, se vogliamo, ha una sua logica. Per un credente, poi, ha una sua logica. Ma poi c'è anche un altro aspetto, secondo me, e sul quale anche la persona laica può trovare un punto d'incontro con la Chiesa. Cioè, durante le sedute spiritiche, ovviamente ci si deve credere,
durante il suo dispiegamento che non si sa esattamente che cosa succeda, cioè nel senso che secondo la Chiesa, ma secondo anche persone che non sono strettamente religiose, e nello specifico anch'io la penso in questo modo, durante il suo dispiegamento che potrebbe presentarsi chiunque, ovviamente ci deve credere, quindi non solo il classico defunto, ma potrebbero presentarsi anche dei demoni o addirittura il diavolo in persona. Quindi la Chiesa mette in guardia dicendo: voi pensate di fare una cosa, diciamo, onesta e tranquilla, di parlare col proprio caro estinto, ma in realtà potreste spalancare le porte per un qualche cosa di molto pericoloso che poi non siete a controllare. Quindi da questo punto di vista, secondo me, il timore della Chiesa era, e se vogliamo lo è ancora, ben riposto. E poi la Chiesa diceva: ma se voi volete comunicare proprio con i vostri defunti, i vostri cari estinti, potete usare benissimo la preghiera, non c'è bisogno di un medium, di una seduta. Voi vi mettete lì, pregate, rivolgete il vostro pensiero, diciamo, alla persona che non c'è più, e voi, anche se non avete un riscontro oggettivo, ma dentro di voi potete sapere se effettivamente entrate in comunione. Queste erano un po' le motivazioni iniziali, poi ce ne sono aggiunte anche altre. Questo è un po' il pensiero di un tempo, dopo vediamo anche il pensiero più moderno, se vogliamo. Poi la Chiesa diceva: c'è il rischio che una persona che si affidi troppo alle sedute spiritiche per sapere, alla fine diventi un po' troppo condizionata a queste cose, quindi che perda un po' il senso di responsabilità e, se vogliamo, anche il libero arbitrio. E poi se la prendeva un po' anche con i medium, ma se la prendeva nel senso che diceva che il medium alla fine... perché la Chiesa non è che non diceva, lo diceva, nella maggioranza dei casi ci sono degli imbrogli, però in certi casi l'imbroglio non c'è, in certi casi davvero succede un qualche cosa. Però quando succede davvero un qualche cosa, cioè quando il medium non mente, poche parole, come si comporta il medium? Beh, sembra uno straccio da pulire il pavimento, nel senso che perde completamente il controllo di se stesso, alla fine della seduta è distrutto, a differenza di quello che succede magari quando i santi vengono ispirati da Dio, come i profeti si scrivevano, erano persone comunque che erano lucide, quindi non erano in completa balia dello spirito del quale erano posseduti. E anche le persone che vanno in estasi, che sembrano appunto un po' in questo stato di coscienza, in realtà non sono distrutte alla fine dell'estasi, ma sono cariche di energia. E quindi, insomma, la Chiesa metteva in guardia anche per questi motivi. E poi ce n'erano anche di più prettamente, se vogliamo, teologici, nel senso che nei testi sacri, in più di un'occasione, c'è scritto chiaramente: non rivolgetevi ai maghi, non rivolgetevi agli indovini, ai negromanti. Quindi sono già i testi sacri che dicono: state lontani da queste cose. E poi, diciamo, lo spiritismo, la dottrina di Karl Peck, che citavi tu, Carlotta, che è una delle dottrine, la più importante dello spiritismo, non ha fatto nulla per ringraziarsi la Chiesa, perché diceva, per esempio: non ascoltate il Papa, perché alla fine non è nessuno, Gesù era semplicemente uno spirito evoluto, ma non era certo il figlio di Dio, nella Bibbia ci sono tante cose, tanti errori. Quindi, e poi la reincarnazione, lo spiritismo si basa sulla reincarnazione, che ovviamente non è accettata dalla Chiesa, quindi c'è tutto un complesso di motivi che, se vogliamo, potremmo giustificare il comportamento della Chiesa. Certo. Anche se può... conflitto di interessi praticamente. Esatto, io immagino che avessero anche paura di perdere degli adepti, perché alla fine le movimenti religiosi diventano grandi quando ci sono tante persone che seguono. Ma scusatemi, ma che cosa accetta la Chiesa di tutto questo? Allora, diciamo che adesso l'interesse della Chiesa si è molto allentato da questo punto di vista. Cioè, una volta, quando è nato c'era lo spiritismo, quindi nella seconda metà dell'Ottocento, e poi quando c'è stata la ripresa passata alla prima guerra mondiale, quando tutto cominciava a caotto di questi modi, quindi è nato l'interesse, ci furono delle grosse battaglie tra gli spiritisti e la Chiesa. Adesso, diciamo, ognuno guarda un po' a casa sua, nel senso che gli spiritismi, che sono ormai pochissimi, poi vedremo come si è evoluto, se volete, come si è evoluto lo spiritismo. La Chiesa guarda anche essa molto a casa sua. L'unica cosa che sconsiglia, diciamo, le persone, sconsiglia i credenti a partecipare,
Invece riguardo ai religiosi, diciamo, permette alla religiosa di partecipare semplicemente per fini di studio. Quindi adesso non è più proibita la partecipazione ai suoi spiriti, però lato sacerdote, lato figura religiosa è permesso solo, non per curiosità, ma solo dietro giustificati motivi. Poi, come in tutte le cose, in tutte le situazioni ci sono state le eccezioni, perché vi furono anche dei sacerdoti che si interessarono molto alla comunicazione con l'aldilà. Io mi ricordo, ad esempio, un certo padre Gemelli, che è stato quello, non so se qualcuno è a conoscenza della storia del cronovisore, questa specie di televisore che permetterebbe di vedere gli eventi del passato. È una persona, comunque, questo padre Gemelli, quello poi che ha dato il nome al Policlinico di Milano, una figura comunque importante che si interessò comunque alla comunicazione con i defunti. Quindi ci furono anche delle voci fuori dal coro, ma anche perché poi, siccome si parlava della Bibbia che proibiva di interfacciarsi, di colloquiare con i negromanti, ma in realtà ci sono dei periodi della Bibbia che sono un po' ambigue. Non so se qualcuno conosce la storia della strega di Endor, di questa figura, che ovviamente era, diciamo, uno spiritista, potremmo chiamarlo uno spiritista, che viene interrogata da Re Saul. Perché Re Saul voleva che lei evocasse il defunto, l'anima del defunto Samuele, affinché Samuele dicesse come sarebbe poi andata fino alla battaglia, che questo Re Saul avrebbe combattuto il giorno dopo. E questo Samuele effettivamente si presenta. Allora uno dice: ma se nella Bibbia viene citato questo episodio, che è un classico episodio di spiritismo, forse, insomma, non è sempre condannabile. Poi anche lì la Chiesa ha ribattuto dicendo che quando si presenta questo spirito di Samuele, in realtà la strega si spaventa, il che vuol dire che era un qualche cosa che non aveva mai visto, quindi è un'attività che solitamente non faceva. Allora qualcuno dice che poteva essere stato il demonio in forma di Samuele, insomma. Diciamo che ci sono delle situazioni molto ambigue, però sicuramente ci sono state delle, ci sono degli episodi come quello di Padre Pio, ma anche nella Bibbia, l'apparizione di Elia, di Mosè, nella Trasfigurazione, che fanno pensare che comunque i defunti, le anime dei defunti, in un qualche modo si ripresentino ai viventi. Tant'è vero che c'è chi dice che il purgatorio sia stato istituito dalla Chiesa nel Medioevo appunto per dare un senso a tutte queste apparizioni che la gente diceva di vedere, anche perché se voi pensate, la fede si basa sulla testimonianza, cioè noi, cioè chi crede che Gesù abbia fatto quello che ha fatto. Quindi la testimonianza è fondamentale nella religione. Ora, se si nega la testimonianza di tante persone, allora vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Quindi, secondo qualcuno, ecco, il purgatorio, le cui anime chiederebbero appunto i viventi di pregare per loro, quindi si manifesterebbero in un qualche modo i viventi affinché questi preghino per loro, ecco. Quindi che il purgatorio sia stato istituito anche per dare un senso a queste manifestazioni che potremmo definire spiritiche. Sì, volevo tornare un attimo sul discorso che abbiamo accennato poco fa, che secondo me è importante per inquadrare il fenomeno dello spiritismo. No, abbiamo detto che ufficialmente è nato grazie a queste sorelle forze, ma in realtà sarebbe nato ugualmente, se non con le forze, con delle altre persone, perché era il momento giusto. Allora, lo spiritismo, come abbiamo visto, nasce a cavallo dell'Ottocento, quindi diciamo essenzialmente nella seconda metà dell'Ottocento, che è il momento, della seconda rivoluzione industriale, cioè quando sostanzialmente nascono le fabbriche, quindi quando le campagne si spopolano, la gente va ad abitare in città in condizioni spaventose, non solo di lavoro, quindi ritmi stressanti di lavoro, ma anche diciamo di abitazione, nel senso che abitavano tante persone nello stesso posto. Io mi ricordo immagini tratte dai film di Londra, ad esempio, invase dei fumi delle fabbriche, tante persone in poco spazio, in condizioni igieniche spaventose. Quindi in quel periodo ci fu una sorta di rifiuto, diciamo, della realtà. Perché è vero che la rivoluzione industriale con le fabbriche e le macchine aveva dato lavoro, ma ne aveva anche sottratto parecchio altro. Quindi Certo. tutta una serie di condizioni che portavano le persone a rifiutare, a non amare la nuova vita che stava sorgendo. Una trasformazione, insomma.
una trasformazione, diciamo, che la gente stava subendo pesantemente. Ma oltre a questo discorso di una società in cui la gente non si riconosceva, ma non c'era solo questo, perché ad esempio, non troppi anni prima, ci fu il boom della letteratura gotica, quindi dove si parlava di fantasmi, di spiriti. Quindi questa letteratura sembrava quasi aver preparato, diciamo, il terreno. Poi c'era stato fine 700 e 800, il cosiddetto mesmerismo, no? Quindi questa, diciamo così, sostanzialmente questo dottor Oster, questo mesmer, diceva che le persone si potevano curare sia con l'ipnosi, ma anche con questi fluidi che venivano emanati dai magneti. Cosa significava? Quindi che c'era un qualche cosa che esisteva, quindi il fluido, ma che non si poteva vedere. Quindi aveva aperto la strada all'idea che qualcosa può esistere anche se non lo vedi. E poi ci sono tutte le correnti spiritualiste in America, come ad esempio quella di John Smith, che creò poi i mormoni. Ma c'è stata una serie di condizioni che hanno fatto sì che era il momento opportuno, diciamo. Però, a differenza di quello che si può pensare adesso, quando è nato lo spiritismo, consideriamo che la seconda metà dell'Ottocento, il periodo della scienza e della tecnica, nascono appunto le fabbriche, è un trionfo della tecnica e a monte della scienza, dalla quale poi nasce la tecnica. E molti scienziati si occupavano di spiritismo, ma erano scienziati magari anche atei, nel senso che loro volevano dimostrare con i metodi della scienza che lo spiritismo era un qualcosa di reale, quindi che davvero chi si presentava erano i defunti, quindi volevano dimostrare scientificamente appunto che davvero il defunto si era presentato. Perché poi è il periodo, al di là del mesmerismo, in cui appunto ci sono questi fluidi che ci sono ma non si vedono, ma anche la scienza, una cosa non riconosciuta scientificamente, ma anche la scienza in realtà aveva cominciato a scoprire delle cose che esistevano e non si vedevano. Voi pensate all'elettromagnetismo Sì. e alla radioattività. Sì. Quindi esistevano delle cose, ma poi non essendo viste. Il loro ragionamento era: ma se esistono delle cose e non si vedono, perché non dovrebbero esistere gli spiriti, pur solitamente non vedendosi? Tant'è vero che le sedute spiritiche, questa è una cosa curiosa, fino all'Ottocento, inizio del Novecento, sembravano dei laboratori scientifici, cioè questi scienziati pesavano il medium prima e dopo la seduta, quando appariva il fantasma, andavano anche lì, pesavano il fantasma, gli misuravano i battiti, gli toccavano i vestiti, perché le materializzazioni erano molte, in molti casi, davvero concreto, cioè sembrava davvero che il fantasma si presentasse in un certo senso in carne ed ossa. Sì, è famoso il caso di Katie King, giusto? Sì. Assolutamente, assolutamente. Sì, Katie King, che era materializzata da Florence Cook, si presentava effettivamente in carne ed ossa, e curiosamente non sempre allo stesso modo, a volte era alta, a volte era bassa, a volte era di pelle chiara, a volte di pelle scura. E agli scettici è sempre stato obiettato che in alcuni casi Katie King è stata fotografata assieme al medium, quindi non poteva essere, diciamo, il medium travestito che si era Sì. messo sotto altri indumenti per far vedere che era un'altra persona. Comunque sì, ecco, a differenza di quello che succede al giorno d'oggi, e questo è un altro, è già un primo aspetto dell'evoluzione che ha avuto lo spiritismo, è che appunto in molti casi i fantasmi erano molto concreti, cioè si faceva fatica a capire se era una persona vivente o se era un fantasma. E comunque sì, lo spiritismo dobbiamo immaginarci, questo spiritismo iniziale, come un qualche cosa di molto, molto meno pauroso di come magari possiamo appunto immaginarcelo. Appunto perché aveva una valenza scientifica, e quindi gli spiritisti non andavano nei cimiteri, non facevano degli strani riti, semplicemente si mettevano, come sappiamo tutti, attorno a un tavolo molto tranquillamente. Tra l'altro era una cosa anche molto democratica, perché chiunque poteva fare il medium, basta che avesse le doti, poteva essere anche una donna, chi si presentava poteva essere da Napoleone al povero contadino. Quindi poi si parlava di reincarnazione, quindi era tutto molto tranquillo e rendeva felice, perché sembrava la dimostrazione che effettivamente ci fosse una vita oltre la morte, e influenzò, proprio per questo influenzò pesantemente la società del tempo, non solo dal punto di vista religioso, con queste lotte,
ma anche comunque i salotti. Cioè allora, fine 800, inizio 900, era di moda parlare di spirit nei salotti. Adesso è un argomento, può dire, da nascondere, ma allora andava molto di moda. E poi appunto chi si occupava di scienziati credevano che fosse un momento storico per la scienza, cioè che la scienza a quel punto avesse fatto, poteva fare davvero un salto di qualità, dimostrando appunto con i propri strumenti che l'aldilà era un qualche cosa di reale. Quindi fu un movimento al di là delle persone ministri, ma anche dal punto di vista culturale, influenzò pesantemente anche l'arte, ad esempio, l'arte e la letteratura. Quindi fu un aspetto importante della società di fine 800 e 900, cosa che magari se non si studia appunto la storia, non la si trova incredibile, ecco, come situazione. In realtà era la moda lo spiritismo in quel periodo. Sì. Ecco, Stefano, è interessante questa cosa del sì. fatto che lo spiritismo si è consolidato proprio agli inizi del Novecento. A me viene da pensare che agli inizi del Novecento si è consolidata anche un'altra corrente, diciamo, che correva parallela, ovvero quella dei ghost hunters. Cioè che alla fine sì, erano persone che in origine avevano un compito ben preciso, ovvero quello di scoprire se il fantasma con il quale si metteva in contatto il medium di turno fosse reale oppure un trucco, perché è questo il loro scopo, lo scopo primario del Ghost Hunters. I nostri cari, che bello, i nostri cari. Dopo. Che meraviglia, i nostri carissimi, dolcissimi Ghost Hunter, Dio come li amo, che bello. Li pensiamo sempre, sono sempre nei nostri pensieri. Nel cuore. Insomma, noi annoveriamo fra queste persone gente del calibro di Houdini, che lui era, tra l'altro, era definito un cacciatore di medium. Lui nella sua vita non ha mai incontrato un medium che dicesse il vero. Sì, allora diciamo così, la figura di Houdini è una figura molto interessante secondo me, ma non abbastanza sviscerata fino in fondo, no, dal mio punto di vista. Però lui passa come come si può dire, come un cacciatore di falsi, no? Cioè, sì. A un certo punto della sua vita, insomma, sembra che il suo unico scopo fosse quello di dimostrare che i medium imbrogliassero. No, perché lui fece questo? E secondo me capire il perché può essere utile anche a inquadrare meglio la persona. Allora, lui inizialmente credeva ai medium, cioè credeva appunto in questi fenomeni, come molti secondo me del suo tempo, credeva che questi fenomeni fossero reali. Poi che cosa successe? Che gli morì il figlio e lui disse: ma io voglio parlare con mio figlio. Quindi cercò un medium che potesse mettere in contatto con appunto quel proprio figlio che era defunto, e nessuno riuscì sostanzialmente, nessuno gli permise questo colloquio, diciamo, questo particolare colloquio. Lui soprattutto si arrabbiò con questa Crandon, accusandola di essere una mistificatrice, quando in realtà lei semplicemente dice: io non riesco a metterti in contatto, se vogliamo è anche un'attestazione di buona fede. E lui si convinse, visto il fallimento dell'esperimento, che tutti i medium imbrogliassero. Poi a questo punto, diciamo, il percorso di conoscenza di Houdini comincia a diventare nebuloso, perché a seconda del tipo di letteratura che si legge si prendono delle strade diverse. Allora, se si legge letteratura scettica, si dice che tutti quelli che controllò li smascherò. Se si legge invece letteratura, dice, chiamiamola credente, ad esempio quella di Conan Doyle, che fu prima suo grande amico, poi un suo grande avversario, in realtà sembra che in alcuni casi lui non riuscì né a smascherare né a replicare quello che aveva fatto il medium. Quindi capire dove stia la verità diventa un pochettino complicato. E poi c'è il colpo di scena finale, in cui, come magari molti sapranno, diciamo, gli appassionati di queste materie, lui si mise d'accordo con la propria moglie dicendo: vabbè, io quando muoio, se effettivamente esistono al di là, cara moglie, che si chiamava Bess, io ti darò una dimostrazione
di questa esistenza. Quindi si misero d'accordo su una frase che il medium avrebbe dovuto ripetere, che era Rosabel, credo che fosse, no, non era il nome, perché il nome della moglie era Bessie, era il nome, adesso non ricordo se di un'attrice, di un'opera teatrale di cui erano appassionati. Comunque doveva, il man doveva dire Rosabel Crede, in poche parole. Allora, ci furono tanti medium che cercarono appunto di, come si può dire, di dar soddisfazione a questa previsione. Nessuno disse questa frase, ma ce ne fu uno che riportò una frase che non era questa, ma che poteva ricondurre però a questa frase. E la moglie Bess disse, sì, è vero, non è proprio la stessa frase, ma ci sta. Secondo me, disse, effettivamente è stato il mio Houdini che si è fatto lui. Poi in realtà ritrattò. E anche qui non si capì bene perché ritrattò. Qualcuno disse perché voleva stare tranquillo, non voleva nulla più scocciatore. Qualcuno disse perché gli venne il dubbio che in realtà fosse stato medio un po' in buona fede, che in un qualche modo, diciamo in forma telepatica, aveva catturato dalla mente della moglie questa frase. Quindi a un certo punto, insomma, lei cambiò versione e quindi il dubbio rimane. La figura di Houdini è sicuramente importante, però credo che alla fine la parola definitiva su questa figura non si possa dire, perché per i scettici c'è stato un grande mascheratore. Ad esempio, per Conan Doyle, che lo conobbe molto bene, in realtà lui aveva davvero dei poteri, ma il medium, fare il medium non rendeva nulla, fare invece l'illusionista e prestigiatore permetteva di portare a casa un sacco di soldi. Quindi secondo Conan Doyle, Houdini spacciò per capacità, diciamo, illusioniste quelle che in realtà erano dei suoi poteri. Beh, caspita, una cosa bella pesante. Assolutamente. Quindi, diciamo, personalmente il giudizio su Houdini è sospeso, nel senso che non so che cosa pensare, ripeto, perché i pensieri vanno formulati appoggiandosi su un qualche cosa di concreto. Allora, in questi casi qualche cosa di concreto è la letteratura. Ora, a seconda di quello che si legge, le versioni cambiano abbastanza, quindi in questi casi secondo me è sempre buona cosa sospendere il giudizio. Certo, però vabbè, poi la storia comunque tra lo stesso Houdini e Conan Doyle è ampia. Lo stesso Conan Doyle aveva creduto alla storia delle fate e delle due sorelline. Erano comunque entrambi uomini che cercavano disperatamente una risposta alle loro domande. Allora, personalmente credo che Conan Doyle fosse un pochettino ingenuo, la fotografia delle fate che citavi non lo dimostra, ma fosse anche sinceramente interessato a capire davvero come stessero le cose nello spiritismo. Secondo me Houdini è estremamente deluso dal mancato contatto con l'aldilà per il proprio figlio. Secondo me lui aveva il dente avvelenato, cioè lui ce l'aveva a morte con i medium per questa sua faccenda personale, quindi secondo me il suo comportamento è stato talmente condizionato da questo episodio personale che Non so esattamente poi, diciamo, cosa pensasse nella sua testa. Lui secondo me volle vendicarsi a un certo punto. E forse della disillusione che aveva provato, sicuramente. Però sai, quando una persona agisce sotto una spinta emotiva così forte è difficilmente giudicabile, nel senso che apparentemente lui sembra che fosse davvero convinto che tutti imbrogliassero, ma ripeto, sembra che sia stato figlio appunto di questa sua rabbia, ma intimamente dentro di lui cosa davvero pensava? Vabbè, però io credo che lui volesse disperatamente credere che ci fosse modo di riuscire a comunicare con i suoi cari defunti, esattamente come lo aveva creduto anche un altro grande Ghost Hunters, che poi è stato trascinato nel fango per una cosa per la quale lui stesso è stato ingannato, che era Harry Price. Sì, assolutamente, anche forse il più famoso cacciatore di fantasmi. Tra l'altro mi è venuto che Carlotta mi è venuta in mente un'altra cosa riguardo a Conan Doyle. Allora, Conan Doyle
fu presidente della società spiritica, adesso il nome in inglese non me lo ricordo, comunque la più importante società spiritica del tempo, l'SPR mi sembra. Ci fu un caso italiano molto famoso che io ho cercato anche di indagare personalmente andando fisicamente nel luogo dei fatti, che è il caso di Millesimo. Millesimo era una località in Liguria, sì, dove negli anni 20 avvennero delle famose sedute spiritiche, realizzata questo centurione scorta che era il proprietario, perché voleva andare a mettersi in contatto con il proprio figlio che era morto in un incidente aereo. E qui partecipò un importante parapsicologo italiano, che era Alberto Ferraro, e sembra che inizialmente, ci furono due correnti di pensiero, che questi eventi clamorosi che si verificarono fossero genuini oppure no. E venne coinvolta anche questa società inglese di cui era presidente Conan Doyle, e anche lì ci fu un'aspra discussione, qualcuno dice no, sono tutti imbrogli, qualcuno dice no, è tutto vero, tant'è vero che poi Conan Doyle, questo mi è venuto in mente, si dimise dalla società appunto perché ormai questi contrasti causa gli eventi di Millesimo, causa un evento italiano qui a Millesimo, questi contrasti erano diventati insanabili, quindi lui volle togliersi per, insomma, andare così, per calmare un pochettino le acque, si dimise da questa società. Io sono andato personalmente in questa località, in questa villa, che sembra un castello, ovviamente il proprietario dell'oro non c'è più, c'è un suo, diciamo, suo erede, così. Ma allora, in realtà, da quello che mi ha detto, diciamo, l'idea che lui si è fatto è che in realtà i fiamme non fossero reali, e quindi che il proprietario, nonostante fosse sinceramente interessato ad entrare in contatto con il figlio, poi a un certo punto, per motivi non ben chiari, insomma, perché durante un suo trasferimento questo proprietario sparì, e lo ritrovarono nelle scuderie. Allora, in teoria non poteva uscire dalla stanza, era tutto chiuso, era tutto blindato. In realtà sembra che ci fosse un passaggio segreto che gli permettesse poi di uscire. Anche in questo caso comunque rimane a buon dubbio. Però mi è venuto in mente appunto perché un caso italiano influì molto sulla vita di Conan Doyle. Sì, Harry Pryor fu un grandissimo cacciatore di fantasmi, nel senso che cercò di, appunto, nell'ottica di trovare il vero, cercò di smascherare, e riuscì a smascherare molti medium falsi, insomma. Certo, una qualità che si è persa moltissimo, secondo me, direi completamente, nel ghost hunting di oggi, che è veramente un'altra cosa. Allora, okay. Parliamo della figura del medium, Carlotta, vuoi andare avanti con un'altra perplessità al riguardo? No, ecco, sì. Visto che abbiamo toccato molto da vicino l'argomento, io direi di cominciare a chiederci chi è la figura del medium, cosa accade in una seduta spiritica e quali sono le interazioni fra spiriti e viventi e che cosa si racconta, cosa poi viene raccontato da queste sedute. Anche perché, se non sbaglio, tra queste figure poi mi sembra che intorno a un tavolo dove ci sono stati i medium, dove ci sono stati dei medium che hanno fatto questo genere di collegamento tra vita e morte, chiamiamola così in questo momento, prese parte anche Gabriele D'Annunzio, se non sbaglio, in una determinata circostanza, e poi, se non sbaglio, ne fu organizzata una anche nei tempi più recenti per avere a che fare con il luogo della prigionia di Aldo Moro, se non sbaglio. Quindi direi che questa figura, oltre che essere particolarmente criticata, perché ovviamente c'è chi crede e chi non crede, e c'è chi magari può pensare a un fattore anche monetario, diciamo così, e c'è magari chi magari questa cosa la svolge, questo compito lo svolge proprio perché ha un proprio dovere, un legame con la spiritualità, certo, sì. Quindi trovo che questa figura sia sempre perennemente in lotta nei pensieri di chiunque, io credo. Sì, allora diciamo che gli argomenti toccati sono pochi, ma richiederebbero veramente tanto tempo poter essere esplicitati. Quindi vediamo di fare una sintesi
magari evidenziando le cose meno conosciute. Però la figura del medium, come dice Paola stessa, fa da tramite, secondo la letteratura, secondo la dottrina, fa un po' da tramite tra quello che è l'aldilà e quello che è l'aldiquà. L'aldilà è inteso come luogo in cui vanno le anime una volta che lasciano il corpo, quindi una volta che la persona muore. Quindi fanno da tramite. Ecco, a volte questa facoltà può nascere subito, quindi fin dall'infanzia, oppure può nascere in un momento successivo, magari figli figlia questa nascita di un evento traumatico, cioè improvvisamente, non so, una malattia, un incidente, improvvisamente si scatenano questa facoltà di farsi sostanzialmente incorporare dall'anima del defunto, perché lo spiritismo, adesso non so se l'abbiamo detto, penso di no, lo spiritismo che cos'è? È lo studio, di cui il medium è uno dei protagonisti, è lo studio, è la dottrina che si occupa delle manifestazioni degli spiriti, di quello che gli spiriti dicono, ma sottintendendo appunto che lo spirito sia l'anima del defunto. Questo è essenzialmente lo spiritismo, quindi il medium, che è la figura principale dello spiritismo, è quello che si fa incorporare dall'anima di questo defunto, gli fa da tramite, fa, potremmo dire, da portavoce. A volte ha anche aiutato, in caso particolare, da uno spirito guida, ma essenzialmente è lui che fa da tramite. Ed è inconsapevole di quello che gli succede, cioè il medium durante questi fenomeni non sa neanche dove sta, cioè non sa che cosa sta succedendo. Dopo glielo racconto, ma in diretta così è assolutamente inconsapevole di quanto gli sta succedendo. E questo è quanto capita al medium. In realtà poi ci sono anche delle figure, prendo una piccolissima parentesi, che possono, come si può dire, interfacciarsi con gli spiriti, non necessariamente in una salute spiriti. Io mi ricordo ad esempio una tuzza Evolo, che cadeva spontaneamente, diciamo, in questa sorta di stato alterato di coscienza, di trance, ma anche semplicemente camminando per strada, e quindi vedeva e parlava con gli spiriti. Quindi si può interfacciare con la figura dello spirito semplicemente anche al di fuori, cioè semplicemente anche al di fuori di una seduta spiritica. E il medium è una figura democratica, nel senso che può essere un uomo, può essere una donna, e curiosamente non necessariamente deve essere una persona eticamente reprensibile. Ecco, uno pensa che debba essere spiritualmente evoluto, assolutamente no. Io mi ricordo una persona che faceva, se non proprio sedute spirituali, comunque vedeva i defunti, parlava con i defunti come se fosse un medium, che era una certa Eva Pedretti, che gestiva un postribolo, quindi una casa d'appuntamenti, mi sembra delle Marche, era comunque nella seconda metà del Novecento, quindi una figura tutt'altro che etica, potremmo dire, e può avere questa facoltà. Quindi la facoltà di medium è un qualche cosa che non si impara, il medium non c'è la scuola per diventare medium, ma è una facoltà, come vederci bene, come correre veloce, è completamente svincolata dal discorso etico, quindi uno può essere un delinquente ma aveva comunque facoltà di medium ugualmente, insomma. Sì, scusa, mi è venuto in mente che comunque ci sono dei veri e propri corsi in cui insegnano a canalizzare le proprie energie per fare il medium, ti risulta? Sì, no, mi risulta che ci siano. Io personalmente dubito molto. Allora, sullo spiritismo, o comunque sulla medianità, che è un tema un pochettino più moderno per dire la stessa cosa, la letteratura è ormai sterminata. Io mi fido molto della vecchia letteratura, cioè quella fino agli anni 70, anni 80, forse anche anni 90, perché secondo me ci sono delle eccezioni anche oggi, ma secondo me quella è, diciamo, che dà delle risposte genuine, ovviamente uno ci deve credere, su quello che è il fenomeno. Adesso, secondo me, come tante altre manifestazioni legate al mistero, sono impregnate di interessi commerciali, e quindi questi corsi, visto che è una facoltà psicofisica, potremmo chiamarla, È come, non so, correre 100 metri, no? Sì, posso insegnare tecniche per poter correre veloce, ma cioè, o corre veloce o non corre veloce. Sì, probabilmente uno che ha latenti delle facoltà forse riesce a svilupparle meglio con delle tecniche, ma
o ce le hai o non ce le hai, quindi io dubito molto di questi corsi. Ah, ma mi Però è sa un che a me, po' sì, una personale. in effetti penso anch'io che se c'è una possibilità, magari remota, tutto quello che vuoi, però che uno abbia un determinato dono e questo ce l'ha probabilmente anche dalla nascita o forse da uno shock, poi bisogna vedere, da lì a dire faccio un corso per diventare medium. Penso che ci sia qualcosa che mi manca come tassello, o forse il nostro cervello ha una tale capacità di apprendimento fuori da determinati schemi della razionalità, se vogliamo, che magari ci porti a dire sì, da domani faccio il medium perché sto facendo un corso. Cioè, questo mi sembra un po' un attimo scolaresco, insomma, un attimo ma troppo semplicistico secondo me. Quindi no, non penso che esistano delle possibilità se non quelle in cui uno proprio ci nasce con determinate possibilità, doni o qualità, insomma, chiamiamoli così, insomma. Diciamo che il corso, secondo me, può dare un piccolo aiuto, ma di base devi avere già queste facoltà. E questo è, diciamo, il pensiero dello spiritismo classico, perché in realtà, poi magari ne parliamo alla fine, nell'evoluzione dello spiritismo le cose sono cambiate molto da questo punto di vista, ma adesso non anticipo nulla perché magari poi ne parliamo. Ecco, tornando alla figura del medium, il medium, quindi abbiamo detto, è assolutamente inconsapevole, sembra anche che sia insensibile a tutti i fattori esterni, addirittura si legge di medium, diciamo, a cui era stato dato in mano qualche cosa di bollente o comunque ustionante, che erano assolutamente insensibili a questi fenomeni. Quindi, meno che fanno da tramite, poi anche qui c'è molta varietà di manifestazioni, perché ci sono dei medium che hanno così incorporato spiriti diversi, altri invece che hanno incorporato uno solo durante tutta la vita. Oppure addirittura ci sono dei casi in cui entra uno spirito, poi esce, poi ne entra un altro. Insomma, la caratteristica di medium è abbastanza, diciamo, variegata, anche se rimane appunto il discorso di base, il medium inconsapevolmente fa da tramite. Fa da tramite in che modo? Classico modo è col parlato, quindi parla con una voce artefatta che dovrebbe essere la voce del defunto, oppure ci sono anche i medium che più che parlare scrivono, quindi è la cosiddetta scrittura diretta, insomma. Una cosa che mi hanno sempre proposto di medium, adesso si potrebbe parlare molto di medium, nel senso la seduta, ecco, sembra che certi medium potessero svolgere le loro sedute solo se fra i partecipanti che univano le mani, c'erano persone comunque, se non dotate come un medium, insomma abbastanza dotate ugualmente, in modo che fornisse una sorta di energia supplementare nel momento in cui il medium, insomma, non ne avesse abbastanza, ci sono anche queste storie. Ma poi ci sono tutti i discorsi degli apporti, ma una domanda che secondo me è importante rispondere è, a volte durante le conferenze che ho fatto me l'hanno chiesto, ma come si fa a capire, se è possibile ovviamente, quando un medium racconta la verità oppure no? Cioè ci si può fidare di un medium? Quindi la domanda è interessante, come si fa a capire se il medium mente consapevolmente o inconsapevolmente? Allora non c'è una risposta, diciamo, che taglia la testa al toppo, però ci sono dei sistemi che sicuramente aiutano. Ecco, già il fatto ad esempio che la persona che interroga, diciamo, che fa le domande al medium, che a sua volta poi chiede le risposte, diciamo, allo spirito, che non sia la persona direttamente interessata, secondo me è un buon mistero. Cioè che la persona partecipante alle sedute sia una sorta di delegato della persona a cui invece le domande, quelle risposte invece devono essere attivate. Questo perché? Perché ovviamente sempre volerci credere, sempre sottinteso, volerci credere, può anche essere che il medium in buona fede legga nella mente della persona che è davanti. Quindi che le risposte le dia non perché le ha suggerite lo spirito da di là, ma le legga nella mente di chi gli ha fatto la domanda. Allora, nel momento in cui davanti c'è un delegato che non sa assolutamente nulla del delegante, cioè della persona che lo ha mandata, questo potrebbe un buon metodo per impedire al lettore del pensiero che potrebbe effettivamente ingannare, perché chi si occupa di spiritismo ha sempre queste due grandi domande davanti, no? Allora, ammesso che sia tutto vero, queste informazioni vengono dall'aldilà o
quindi è un discorso effettivamente spiritico, è un discorso, come si può dire, legato alle capacità dell'uomo, che in buona fede trova dei modi per raggiungere questa informazione, telepatia, chiaroveggenza. Quindi è un qualcosa legato all'uomo, seppur sempre di molto misterioso, o un qualcosa legato all'aldilà. Ecco, in questo modo si può, diciamo, si può così tagliare la testa al toro da questo punto di vista, appunto, mandando non la persona direttamente interessata. Ecco, se ad esempio questa persona dovesse, se ad esempio il medium dovesse rivelare qualcosa sul futuro, una delle domande più frequenti è questa: come si fa a essere sicuri? Come si fa a essere sicuri che di quello che dice il medico quando parla di cose del futuro? Perché il fatto che le previsioni che fa non si verificano, in realtà non è automaticamente sinonimo che abbia contratto una balla. Perché nel momento in cui la persona che chiede sa che cosa gli capiterà, potrebbe mettere in pista un comportamento tale che fa sì che, come si può dire, l'informazione che ha avuto condiziona il suo comportamento e quindi fa sì che il futuro che gli è stato detto non si verifichi. In realtà il medium ha visto uno dei possibili futuri, ma il comportamento del soggetto ha fatto sì che il futuro imboccasse una strada piuttosto che un'altra. Oppure potrebbe anche essere, poi se vogliamo ne parleremo, che chi si è presentato abbia raccontato volutamente, magari un'anima bassa, ha raccontato una bugia, quindi per ingannare, quindi imbrogliare, per prendere in giro. Oppure potrebbe anche essere un'anima buona, che ha volutamente sbagliato per far sì che il soggetto non sia troppo condizionato da, diciamo, da questo responso. Quindi, sempre tornando al discorso il medium racconto meno delle storie, attenzione, anche se racconta delle storie, quando si tratta di avvenimenti non del passato verificabili, ma del futuro che deve ancora accadere, anche in questo caso ci vuole un pochettino di cautela nel giudizio. Poi altra cosa invece più evidente, quando parla la cosiddetta xenoglossia, quando parla di lingue che non conosce, magari è una persona ignorante, perché per essere medio non bisogna essere laureati, l'importante è appunto avere quelle facoltà che dicevamo. Quindi quando parla una lingua che non conosce è effettivamente sospetto, oppure quando dice fa delle affermazioni di carattere spirituale che non sono le sue cose, è sospetto, oppure anche quando dimostra una forza, diciamo, spropositata a quello che è il suo fisico, tra l'altro come succede anche nelle possessioni, uno dei tantissimi punti di collegamento tra le possessioni e i suoi spiriti, ma non è la serata da parlarne, in questo caso diventano, oppure ci sono, e questo forse è un pochettino meno conosciuto, le cosiddette corrispondenze incrociate, cioè quando dall'aldilà, diciamo così, il messaggio da parte del defunto non viene indirizzato ad un unico medium, ma viene indirizzato a più medium, e il discorso acquista un senso nel momento in cui ogni medium unisce, e diciamo, il proprio parlato a quello degli altri medium. Quindi la frase, diciamo così, è l'insieme di quello che racconto i singoli medium. Quando loro ha un senso compiuto, l'unione di tutti i racconti del medium, allora in questo caso sì, effettivamente è sospetto, perché a meno che non si voglia pensare che siano messi d'accordo, però quando il senso compiuto è figlio di tante testimonianze di medium, in questo caso è effettivamente, sì, insomma, si può pensare che davvero ci sia qualche cosa di strano sotto. Ovviamente tutte queste frasi, tutte queste affermazioni non certificano che il medium dica la verità. Diciamo che possono togliere almeno una parte di dubbi. Ma infatti, perdonami Stefano, il discorso qual è di base? La presenza di questa figura è ovviamente un po' in lotta, almeno noi come gruppo la vediamo sempre in modo un po' particolare, non generalizziamo di sicuro, questo no, però siamo sempre stati convinti che comunque una buona fetta di questa figura lo faccia più che altro per termini forse più di lucro e magari ha una capacità teatrale di catturare l'attenzione della vittima, tra virgolette, che crede ciecamente in una determinata cosa pur di avere un contatto con i propri cari e pagare una somma. Cioè, hai capito cosa intendo? Cioè, si rientra in parametri che secondo me
non hanno più della spiritualità, ma del lucro. Cioè, si rientra un po' in questa sfera. Quindi noi come pagina un po' lottiamo su questa cosa, devo essere sincero. Un tuo punto di vista proprio personale, più che altro, una tua idea, una tua No, convinzione. scusa Andrea, Prima. più che altro a me interessava sapere se mai Stefano avesse incontrato davvero un medium Sì. che in grado di convincerlo. Esatto, sì. Ma allora, no, la risposta è no. Allora, io ho partecipato a una sola seduta spiritica classica, in cui tra l'altro non è successo assolutamente nulla, nel senso che il presunto spirito non si è presentato, quindi è stata una serata sì piacevole, ma dal punto di vista misterioso non è capitato assolutamente nulla. Ho partecipato alla tavoletta dello Ouija, lì invece qualche cosa. Io di medium classici non ne ho mai conosciuti, anche perché al giorno d'oggi è molto difficile poter entrare in contatto con una di queste figure, perché vivono quei pochi che ci sono, che non sono da confondere con i channeler, i veri e propri spiriti, cioè quelli che fanno proprio le classi di spiriti, ormai sono molto pochi e vivono molto nell'ombra. Quindi io conosco persone che li conoscono, ma che non mi hanno messo in contatto, è diventato un settore molto di nicchia. Questo i classici medium. Contattare medium vero è davvero un problema perché sono diventati, vivono nell'ombra, sono pochi e si vogliono cautelare da interferenze esterne. È molto più facile invece parlare con quelli che non sono medium, adesso hanno un altro nome, si chiamano channeler, anche perché molti lo fanno di mestiere, quindi lì basta vedere gli annunci pubblicitari sui media e non è un problema, ma a me quelli sicuramente non è che interessano molto. Ma questo non vuol dire che uno che si fa pagare debba necessariamente avere un'attività fraudolenta, assolutamente no. Anche perché, se provate a pensarci, nel momento in cui uno davvero ha queste facoltà e le vuol mettere a disposizione, diciamo, delle persone, e quindi che ha necessità di fare questa attività a tempo pieno, perché se lo fa a tempo pieno soddisfa il maggior numero possibile di persone, è chiaro che non può fare un lavoro normale. Quindi ci può anche stare che una persona si faccia pagare. Certo, il sospetto che alla fine, visto che con questa attività ci deve vivere, il sospetto che non sia tutto così trasparente viene, ma non è automatico, uno che si fa pagare automaticamente appunto invogli. Può venire il sospetto, ma questa equivalenza assolutamente non ci deve essere. Quelle che personalmente mi lasciano più perplessità in questi channeler sono i medium moderni, chiamiamolo così, sono altre cose. Bene, allora Stefano, ma fondamentalmente che cosa raccontano questi spiriti quando si mettono in contatto con il medium di turno? Allora, bisogna fare una premessa, dando per scontato una cosa che non è affatto, cioè che questi spiriti dicano, siano quello che dicono di essere. Che si cerca, si tenta un po', si ha tendenza a dare un po' come cosa ovvia, no? Non lo è, perché se sono, ad esempio, anime basse, potrebbero raccontare un sacco di storie. Io ricordo, e chi è appassionato di queste cose sicuramente gli verrà in mente, Immanuel Swedenborg, detto come si scrive, pronunciato come si scrive perché era uno svedese, ma siamo alla fine del Settecento, che è stato una figura molto importante anche da questo punto di vista, non solo, lui fu anche un politico prestigioso, che aveva visione dell'aldilà. Lui diceva sostanzialmente che gli spiriti raccontano un sacco di storie, un sacco di balle. Quindi comunque la prudenza c'è sempre. Ma non solo potrebbe essere davvero un defunto che racconta delle cose non vere, ma potrebbe anche non essere un defunto. Abbiamo accennato precedentemente, potrebbe essere un demone sotto mentite spoglie, appunto, ma potrebbe essere sempre sotto mentite spoglie anche una creatura interdimensionale, potrebbe essere un alieno, potrebbe essere davvero tante, tante Certo. cose quello che si presenta. Quindi ci vuole comunque, prima di analizzare che cosa dicono, devo sempre porsi la domanda: ma è davvero quello che dice di essere?
forse questa domanda magari non le si dà la giusta importanza. Comunque, ammettiamo pure che sia quello che dice e che racconti la verità. In ogni caso, anche se racconta la verità, sarebbe sbagliato, questo lo diceva anche Carl Beck, sarebbe sbagliato pensare che gli spiriti siano onniscienti. Cioè, tutte le limitazioni che ci sono nell'aldilà, nel senso che una persona ha una conoscenza limitata della propria realtà, soprattutto figlia della propria esperienza, la stessa cosa è nell'aldilà. Non è che quando si muore e si va dall'altra parte, automaticamente si diventa onnisciente. Diciamo che lo spirito racconta quello che quello di cui lui ha conoscenza. Allora, considerando che, stando quello che raccontano, dicono gli spiriti, l'aldilà può essere idealmente diviso in tre grandi sfere, cioè la sfera dei cattivi, quindi buia, la sfera intermedia dove ci sono quelli che stanno evolvendo, sono in fase di evoluzione, e poi c'è la sfera, quella che potrebbe ricordare il paradiso, se vogliamo, delle anime più evolute. Ecco, considerando queste tre sfere e immaginando che quelli della sfera di quelli molto buoni, quelli molto evoluti, difficilmente si presentano, salvo qualche, anche questo è controverso, perché potrebbero presentarsi eccezionalmente in qualità di guide, ma tendenzialmente le anime in una fase di evoluzione molto avanzata non si presentano perché sono completamente disinteressate ormai alla vita terrena. Quindi chi si presenta o sono quelle della fascia intermedia, potremmo parlare del purgatorio, quelli del purgatorio, che hanno un qualche interesse ancora nella vita terrena, perché hanno lasciato le cose in sospeso, o hanno delle cose appunto da concludere, vogliono aiutare magari i viventi. Oppure, e questo forse la maggioranza dei casi, secondo certe letterature, sono i peggiori, cioè le anime basse, quelle ancora molto legate alla vita terrena, quindi che fanno fatica a staccarsi, quindi che spesso e volentieri rompono le scatole appunto perché considerano il loro mondo quello che in realtà invece non lo è più. Quindi, se è vero tutta questa storia, la nostra visione dell'aldilà è sicuramente parziale e poi probabilmente anche distorta, perché è figlio soprattutto di chi non è particolarmente evoluto. Quindi questa è una premessa molto importante. Poi che cosa dicono? Racconto un al di là sostanzialmente molto simile all'al di qua, nel senso che comunque pur in una forma non materiale, però è una sorta di replica del mondo dell'al di qua, quindi ci sono parti, ci sono tavole imbandite, anche se in realtà poi non è che mai, ci sono le abitazioni. Io quando leggevo queste cose rimanevo sempre molto perplesso, ma questo è quanto raccontano. Ecco, di curioso, se vogliamo, c'è il momento del passaggio, no? come molti sanno, nel momento appunto del passaggio, nel momento della morte, c'è questo, si rivede questo, il film della propria vita, a volte dalla nascita fino al momento della morte, a volte il percorso è inverso, quindi si va a ritorno, come un film, diciamo, proiettato al contrario, e poi si arriva nell'aldilà o immediatamente, quindi c'è una sorta di passaggio immediato, nel momento in cui l'anima è già un pochettino evoluta, oppure il passaggio è molto molto più lento, tant'è vero che la persona, se non è evoluta, fa fatica a rendersi conto che è morta e quindi staziona molto ancora nell'aldilà perché appunto non è evoluta e quindi accetta gradualmente questo passaggio, e poi nell'aldilà incontrerebbe c'è qualcuno comunque che ad aspettarlo, quindi le anime di amici, di parenti, comunque di persone che gli vogliono bene. Ecco, se vogliamo una differenza, di là che mancano completamente le pulsioni, le ovvie pulsioni terrene, cioè sono queste le comunicazioni che vengono in modo telepatico, ognuno comunque fa le cose piacevoli che facevano di qua, e quindi uno gli piace andare in bicicletta, un giorno va in bicicletta, e c'è una piccola evoluzione anche nell'aldilà, ma il grosso dell'evoluzione, così raccontano gli spiriti raccontano in meglio, è nella reincarnazione. Uno dei cardini dello spiritismo è la reincarnazione, quindi per evolvere davvero a un certo punto l'anima si deve reincarnare, fare il suo percorso terreno e poi ritornare nell'aldilà. Comunque l'aldilà, nella sostanza, in due parole, non è troppo dissimile rispetto all'aldilà. Uno si aspetta magari un ambiente così molto diverso, molto spirituale, sì, sicuramente lo è, appunto perché manca tutto quello che è la materialità, ma però voglio dire, se uno
Io ho poco fumo nell'aldilà, in poche parole, poco fumo anche nell'aldilà, perlomeno nella fase iniziale. Non è che il passaggio da qui a là fa scattare un qualche cosa che migliori la situazione del soggetto. No, è semplicemente un cambiare stanza da tanti punti di vista. E questo forse può essere una sorpresa, però ci sta nell'ottica dell'evoluzione. Cioè, se la reincarnazione è davvero il modo per poter far progredire e evolvere l'anima, allora ci sta che passando di là, alla fine, sostanzialmente, diciamo, non cambino troppe cose. Affascinato, Beh, io certo. sono Sì. affascinato, veramente. Sentirlo parlare sono rimasto, stavo in silenzio perché ero preso parecchio da questo pensiero e ti proietta. Ti ringrazio, Stefano, è proprio bella sta cosa. Ma scusa Stefano, ma il discorso degli apporti invece, perché noi abbiamo un grande esempio di Bacci, che lui usava questa radio particolare per mettersi in contatto con le persone defunte e durante le sue sedute si manifestavano questi apporti. Cos'è l'apporto e quanto può essere affidabile, diciamo, come prova che appunto viene mandato da una persona che non c'è più, insomma. Certo, è molto complesso il discorso. Lato Bacci, lui in realtà non faceva delle vere e proprie sedute spiritiche, ma lui riteneva che il metodo più consono per poter collocare con la vela fosse l'uso di una strumentazione Sì. meccanica. Quindi lui usava sostanzialmente la radio. E quindi non si parla di sedute spiritiche, ma si parla di metafonia. Quindi lui utilizzava questa radio, sembra addirittura. Nonostante che funzionasse, nonostante fosse scollegata dalla corrente Sì, elettrica, sì. in cui si presentavano a volte in modo confuso, a volte in modo più chiaro, delle voci, a volte in italiano, a volte in altre lingue. Sembrava che la presenza di queste voci fosse favorita dalla presenza o meno di medium, cioè la presenza di un medium sembrava che favorisse la presenza di queste voci, quindi in un certo senso il medium, anche se il medium non faceva nulla, no? Perché in realtà Bacci accendeva questa radio, poneva le domande e poi facendo scorrere, diciamo, le frequenze della radio su delle stazioni dove non c'era appunto l'emissione di voci, quindi stazioni libere, si sentivano queste comunicazioni vocali. Però erano presenti anche un medium, seppur non facendo nulla, perché sembra che comunque consapevolmente la sua energia aiutasse la presenza di queste voci all'interno della radio. È una figura abbastanza controversa quella di Bacci, nonostante sia in Italia quello più importante da questo punto di vista, al pari dei grandi metafonisti europei come Jürgenson, come Raoul Dive. Dico controverso perché è stato scoperto anche in Baudelaire, ha detto in modo molto semplice. Io mi ricordo. Nel senso una comunicazione che esattamente mi sembra il pezzo della trama di un film, una cosa del genere. Comunque, diciamo che lui è stato il portavoce di un altro dei modi di comunicare con al di là. Oltre a sedute spiritiche c'è anche appunto la metafonia, quindi l'uso di strumenti, e poi se vogliamo c'è quelle che abbiamo usato più o meno tutti, anche la tavoletta Ouija, che abbiamo già accennato prima. Il discorso degli apporti. Allora, gli scettici dicono quello che si improvvisamente, perché l'apporto che cos'è? È l'apparizione in modo non improvviso ma lento di un oggetto durante una seduta spiritica. Quindi c'è un oggetto che prima non c'era, lentamente prende forma finché dopo un po' di tempo, che può essere variabile, questo oggetto da un qualche cosa di indefinito assume la forma, che è come una forma comune che appunto tutti conosciamo. Ecco, che cos'è questo apporto? Allora, secondo la teoria spiritica è sostanzialmente lo spirito che permette la creazione di questo oggetto. Ma come fa lo spirito, come farebbe, usiamo il condizionale, a creare questo oggetto? Le correnti, diciamo, di pensiero sono sostanzialmente due. Mm.
quella che dice che crea l'oggetto dal nulla, cioè l'oggetto non esisteva prima della salute spiritica e lo fa al momento, lo fa in diretta, diciamo così, lo spirito, oppure è una sorta di smaterializzazione, cioè l'oggetto esisteva da un'altra parte, lo spirito lo ha polverizzato e lo ha ricomposto, diciamo, all'interno della salute spiritica. Le teorie sono queste. Scettici che cosa dicono? Che per poter dire che davvero è successo qualcosa di straordinario bisognerebbe che il medium e anche i partecipanti fossero perquisiti prima della seduta e che tutto avvenga alla luce, alla luce, no? Quindi che c'è la luce, c'era nella stanza. Da questo punto di vista uno dei più grandi apportatori, passatemi il termine, è stato Roberto Setti, circa medium 77. Sì. Che è stato molto criticato dagli scettici perché dicevano che lui non si faceva controllare né lui né i partecipanti, tutto avveniva al buio. Al buio, sì, sì, diceva che non voleva farsi vedere, va a far vedere la propria faccia perché faceva delle smorfie. E poi dicono sempre gli scettici il fatto che lui sia morto prematuramente potrebbe suggerire l'utilizzo di sostanze che a suo tempo non si pensava che fossero tossiche, ma in realtà poi negli ultimi tempi si è capito che erano molti nocivi. Sostanzialmente, allora, quando lui faceva gli aborti, mentre questo oggetto che si materializzava appariva nella sua mano, nelle mani si creava anche una sorta di luminosità, era una sorta di, come si può dire, di effetto scenico, ecco. Potrebbe essere una sorta di effetto scenico. Però i scettici dicono questa luminosità poteva essere prodotta da una sostanza, di cui adesso non mi ricordo il nome, che appunto crea questo effetto, una sostanza che poi si è scoperta che è molto dannosa per la salute. Loro dicono, a forza di usare questa sostanza si è poi ammalato e è morto, che aveva poco più di 50 anni. Io ovviamente non lo posso sapere, sicuramente sarebbe molto importante che queste manifestazioni avvenissero appunto alla luce, avvenissero appunto dopo che il soggetto è stato controllato e alla presenza, un po' come nel caso di Roald, dove veniva la presenza comunque di persone abituate a riconoscere gli inganni. Purtroppo il grosso limite dello spiritismo è sempre stato quello della mancanza di controlli. Lo stesso Roald, che tutti conosciamo, che è stato apparentemente un personaggio straordinario, però non ha mai voluto i controlli. E questo ricorda, l'ho letto, che anche Piero Cassoli, che è stato uno storico presidente dell'Associazione Parapsicologica Italiana, Centro Parapsicologico Italiano, anche lui aveva qualche dubbio perché diceva se non si fa controllare come facciamo? E sono sicuro che davvero non sia un bravo mentalista, un bravo prestigiatore. Comunque sì, gli apporti sono una parte molto interessante perché sono interessanti anche le parole del medium, ma quando hai qualcosa di concreto da analizzare è chiaro che la scienza, insomma, può dire la sua, però la mancanza di controlli poi fa svicolare il discorso dal punto di vista scientifico. Allora, andiamo un attimino a concludere e volevo un po' sapere da Stefano qual è il suo parere riguardo l'evoluzione dello spiritismo oggi, come si è evoluto, dove lo troviamo oggi lo spiritismo? Sì, lo spiritismo, come qualunque attività umana, ha dovuto evolversi ed è un pochettino sparito. Perché? Non scomparso, ma sparito e cambiato. Allora, diciamo che lo spiritismo è essenzialmente fallito quello che era il suo scopo. Se vi ricordate, all'inizio dicevamo che c'erano interessati soprattutto gli scienziati, ovviamente i medium e i partecipanti, perché volevano dimostrare con gli strumenti della scienza che davvero lo spiritismo aveva una sua validità. Questo non è successo, quindi diciamo che lo spiritismo ha fallito quello che era il suo compito, dare valenza scientifica. Perché? Perché non è riuscito a fornire delle prove secondo il metodo scientifico. Se questo aggiungiamo tutti gli imbrogli che ci sono stati, il fatto che le correnti spiritiste che erano diverse, che noi abbiamo parlato, quelli di Kardec, in realtà è la più importante, ma non è l'unica. È chiaro che alla scienza queste cose non piacciono, non ci sono prove. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, un sacco di balle, non possiamo fare i controlli, la scienza l'ha messo da parte. Quindi lo spiritismo è sopravvissuto in maniera un pochettino sotterranea, cambiando nome. Allora, sostanzialmente adesso gli spiritisti chi sono? I medium chi sono? Sono i cosiddetti channeler.
Ma non è solo un discorso di facciata, non è solo una vernice che è cambiata, è proprio cambiato un po' la sostanza del discorso. Quindi, se vogliamo, potrebbe essere anche un pochino morto. Perché? Perché le caratteristiche dei channel sono molto diverse da quelle dei medium. Diciamo che il medium è uno che ha delle dote, quindi o ce le hai o non ce le hai, è Sì. come la donna, o è incinta o non è incinta, non c'è molto via di mezzo. Invece i channeler dicono che con dei corsi, di cui parlavamo prima, con delle tecniche tutti possono essere channeler, quindi non c'è bisogno di facoltà particolari, non c'è bisogno di fare delle sedute. Un channel è da solo, non ha bisogno di essere contornato da altre persone. E poi, a differenza di quello che succede nelle sedute, dove in teoria si presentavano, diciamo, si presentavano soprattutto anime dei defunti, nel caso dei channeler ci presenta chiunque, l'alieno, uno rappresentante del piccolo popolo come un elfo, un gnomo, uno spirito di un'altra di una creatura interdimensionale, cioè il defunto è uno dei, mentre lo spiritismo il defunto è il soprattutto, invece nel channel è uno dei, quindi non è detto che sia assolutamente il defunto. Poi gli apporti sono completamente spariti nel channel, le manifestazioni dei channel sono esclusivamente di tipo verbale, quindi loro dicono quello che gli spiriti, ma non c'è nessun fenomeno fisico, sono dei grandi discorsi, diciamo, di carattere, se vogliamo, legato alla spiritualità, oppure nel caso specifico se una persona vuol sapere il proprio defunto come va, come non va, però tutte le manifestazioni fisiche sono completamente sparite. Ecco, e poi c'è un'altra cosa che spesso non si considera, ma invece secondo me è molto importante, mentre nelle sedute spiritiche lo spirito mai si presentava alla prima seduta, ma aveva bisogno come di sintonizzarsi con il medium, quindi ci volevano più sedute affinché lo spirito si manifestasse. Adesso, se voi leggete i libri dei channel o gli articoli, non so, mi reso conto, dopo pochi secondi, tacchete, già che avevo presentato lo spirito. Quindi c'è molta più immediatezza nel contatto con l'aldilà, che ovviamente ognuno dopo può interpretare come vuole. Quindi lo spiritismo si è evoluto in queste figure che però sono abbastanza diverse. Eccezionalmente colloquiano con al di là, ma fanno anche altre cose, comunque con modalità diverse. Se no, ne abbiamo accennato insomma, in vari punti, il discorso invece del ghost time. Quindi ci sono un sacco di persone che sono riunite in un'infinità di associazioni che fanno che cosa? Questa è una bella domanda. Perché ufficialmente, se voi chiedete a un ghost hunter, tu che cosa fai, il tuo gruppo che cosa fa, lui ti dice andiamo alla ricerca di anomalie. Questa è la risposta ufficiale. Però in realtà sappiamo benissimo che microfoni spenti, quello che in modo più o meno consapevole vanno a cercare, e te lo raccontano anche, è un indizio, un qualche cosa che dimostra che questa anomalia, che faccia sospettare che questa anomalia in realtà sottintenda una presenza, quindi allora c'è la dichiarazione ufficiale, anomalie, poi in realtà vanno a cercare, ma lo capisco, a cercare dell'altro. Ma quando dicono, ripeto, magari attorno a una tavola, noi andiamo a cercare, sì, in realtà poi insomma, speriamo queste cose, ma la presenza di che cosa, no? Perché poi quando si cerca un qualche cosa, devo sapere cosa si sta cercando, perché altrimenti si rischia di girare in tondo. E se si chiede che cosa stai cercando? Perché in realtà è molto ambigua la cosa, perché queste presenze, chiamiamole che cosa sono, no? Abbiamo accennato precedentemente, potrebbero essere anche, non so se sicuramente molte vanno a parlare della bilocazione, no? Quindi persone che sono in un posto contemporaneamente se ne vedono in un altro, oppure Fantasmi potrebbero essere viventi. anche, com'è? Questa cosa qui che hai detto tu è definita fantasma dei viventi. Fantasma vivente, oppure potrebbero essere delle memorie ambientali, potrebbero essere effettivamente tante cose. Quindi il vero ghost hunter dovrebbe comunque specificare esattamente cosa sta cercando, perché altrimenti, questo è quello che richiede la scienza, no? O comunque cercano, diciamo, delle anomalie, ma che tipo di anomalie cercano? Anomalie ambientali, quindi variazioni di temperatura, anomalie nelle strumentazioni, variazione dei campi elettromagnetici, a volte cercano, come si può dire, anche dei segni fisici sulle persone che partecipano a queste indagini,
fanno delle fotografie, cercano delle anomalie in queste fotografie, usano apparecchiature strane che assomigliano un po' alla metafonia di Bacci di prima, ma sono un pochettino più sofisticate, ma il principio è fondamentalmente lo stesso. Ecco, ma queste anomalie che cercano, ammesso che appunto si tratti davvero di anomalie, hanno davvero una giustificazione che va al di fuori di quelle ordinarie? Io direi che bisogna vedere caso per caso. Diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi ci potrebbe essere una spiegazione che va assolutamente banale. Variazioni di temperature, considerate che le attività ecostanti vengono fatte soprattutto nei luoghi abbandonati, quindi dove non ci sono porte, finestre, non ci sono le correnti d'aria, quindi variazioni di temperatura possono essere causate benissimo dai fenomeni naturali. I problemi alle apparecchiature, voglio dire, ci possono essere. Siamo poi sicuri che i campi elettromagnetici che vengono, le variazioni che vengono rilevate ai campi elettromagnetici non siano figlie di una strumentazione che magari sia addosso con potenziale cellulare, oppure campi elettromagnetici si trovano nell'ambiente che non sia stato correttamente, diciamo così, analizzato. Poi anche le cosiddette EVP, che sono il fenomeno moderno di queste voci, diciamo della metafonia. A me è capitato comunque di ascoltarmi in tante occasioni, ma sinceramente io ho fatto molta fatica a dare un senso compiuto a questo borbottio che si sente. Poi considerando che anche la pulizia che viene fatta dai tecnici di queste voci, di questi suoni, quindi vengono puliti in gergo tecnico per poter eliminare il suono ambientale in modo che rimanga la nuda vibrazione, diciamo, vocale. Però io leggevo anche dei testi tecnici che dicono che in realtà questa pulizia involontariamente altera quello che è la qualità diciamo, del suono originale, quindi, e poi quello che salta fuori non è molto attendibile. Ma in ogni caso, ammesso anche se attendibile, io ne ho ascoltate parecchie, io sinceramente non ho mai capito nulla. Quindi mi viene il sospetto che tante voci identificate con parole in realtà siano un po' il frutto di pareidolia, pareidolia uditiva, cioè nel senso che la mente, invece che associare delle immagini a una figura conosciuta, associa dei suoni a delle parole conosciute. Ecco. Quindi diciamo che il campo del ghost hunting è un campo molto ambiguo, in cui ci vuole davvero molta prudenza perché è facile prendere luce. Prendere. Poi ci sono anche i ghost hunter seri, ma il ghost hunter seri davvero cerca solo le anomalie e non va oltre le anomalie. Perché anche ammesso che davvero ci sia un'anomalia, c'è cioè un qualcosa di non spiegabile, da lì il passaggio a un qualche cosa di oltre è effettivamente indimostrabile. Quindi secondo me il vero ghost hunter deve fermarsi all'anomalia, deve capire se davvero è un'anomalia. Punto. Sì. Andare oltre è solo un atto di fede o solo un'opinione che ci sta assolutamente, ma non è scienza come magari certi gruppi mi lanciano di fare attività scientifiche, ma in realtà poi nulla è. Certo. Va Bene. bene, Stefano, ascolta, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Io Andrea chiuderei dicendo che se qualcuno è interessato all'acquisto dei libri di Stefano, li Sì. può tranquillamente ordinare mettendosi in comunicazione con la libreria Ubique di Salso Maggiore. Va bene, perfetto. Esatto. Giusto. Puoi scrivere di mandare un messaggio sulla pagina Facebook della libreria Ubi di Salso Maggiore, che è il metodo più veloce. Vabbè, comunque semmai questo lo Esatto. mettiamo anche per iscritto, quindi non c'è problema, insomma, direi che sì, possiamo farlo proprio tranquillamente, io direi. Cosa dite? Certo, assolutamente sì. Poi dopo sotto il video i nostri ascoltatori troveranno tutto il necessario. Ascoltatori che noi abbracciamo e ringraziamo di averci ascoltato, di aver avuto anche la pazienza, la diligenza di averci ascoltato. E secondo me c'è stato sicuramente un salto di qualità anche della pagina, per quanto mi riguarda, con questa intervista, per quanto mi riguarda. Benissimo, allora io saluto tutti e ringrazio tantissimo Stefano per il tempo davvero che ci ha dedicato perché è stato tanto ed ha avuto tanta pazienza e abbiamo fatto tante prove.
Quindi un abbraccio Stefano, grazie ancora del tuo intervento, è stato un onore, è stato veramente un piacere sentirti e chissà che magari abbiamo l'occasione proprio di vederci, chissà mai, insomma. Grazie Carlotta anche, insomma. Grazie infinite, grazie a te Andrea, grazie Stefano e a tutti, buona serata. Buona serata. No, okay. Grazie a te Carlotta, grazie Andrea, grazie a voi veramente per la disponibilità, per me è stato assolutamente un piacere, io parlo sempre molto volentieri di questi argomenti, quindi Bene. spero che ci siano altre occasioni e ringrazio gli ascoltatori della pazienza e spero insomma, che abbia interessato. Ma sì, secondo me sì, assolutamente. Sicuramente. Secondo me sì. Un abbraccio Grazie. ragazzi e siccome siamo in previsione Grazie delle festività, buon Natale, ve lo dico così tranquillamente. a voi. Ciao a tutti, auguri. Ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.